Buongiorno a tutti, il caffè di questa mattina lo prendiamo con il presidente del CSI Abruzzo, Angelo De Marcellis. Buongiorno, buongiorno. Nostro vicino di casa, presidente. Sì. Fortunatamente, visto che oggi Teramo conosce nuovamente un po' di neve. Sì, ci incontriamo spesso quando nevica, quindi diciamo che... Diciamo che è l'ospite fisso, io adesso non vorrei dire che ogni volta che invitiamo il presidente CSI nevica, però insomma ci siamo quasi. Beh, probabilmente non mi inviteresti più. Potremmo azzardare. Allora, sono particolarmente felice oggi di avere il presidente CSI Abruzzo perché vi ricordo che questa sera la trasmissione Polis condotta dalla collega Elisabetta Di Carlo, che si occupa di attualità, approfondimento, sarà interamente dedicata al mondo dei giovani e come non parlare dei giovani parlando dello sport. Certamente. Presidente, grazie alle vostre attività e grazie ai campioni che invitate, si sta creando sempre un più stretto rapporto, soprattutto con le giovani generazioni e con gli studenti. Quale messaggio vuole lanciare CSI a questi ragazzi? Ma sicuramente un messaggio che lo sport può trasmettere dei valori importanti. Molto spesso le situazioni, le circostanze che emergono sono delle circostanze assolutamente marginali che riguardano soprattutto il gossip legato allo sport. Invece lo sport porta con sé un inesauribile serbatoio di valori importanti, ma anche di messaggi che sono utili ai giovani non solo nella pratica sportiva ma anche nella vita. E i messaggi che stanno emergendo da questi incontri, cito solo quelli che abbiamo fatto in questa stagione, con Emiliano Mondonico, con Fabrizio D'Ottavio, con Andrea Lucchetta e i fratelli Di Marcello, sono dei messaggi legati soprattutto al fatto che i giovani non debbano cercare scorciatoie, devono certamente perseguire i propri obiettivi attraverso l'impegno, il sacrificio quotidiano, attraverso la lealtà che devono avere con le relazioni che ogni giorno hanno, sia in ambiente scolastico ma anche in ambiente familiare e lavorativo. Quindi è certamente un insieme di valori positivi che possono contagiare positivamente appunto la vita delle Presidente, per questo non è casuale che proprio CSI promuova puntualmente dei corsi di formazione per gli educatori allo sport? Sì, certamente questo è uno dei punti saldi, perché non vogliamo che la nostra crescita sia solo una crescita quantitativa. Ovviamente i numeri ci danno ragione, però se noi cresciamo solo sul piano numerico non raggiungiamo quello che è il nostro obiettivo principale, cioè quello di educare attraverso lo sport. Quindi la nostra formazione è a 360 gradi, riguarda le figure dirigenziali, tecniche, arbitrali e anche, come avviene soprattutto in questi giorni attraverso degli stage che stiamo facendo con la ginnasta Fabrizio D'Ottavio, riguarda anche gli atleti, quindi per una loro crescita non solo tecnica ma anche legata anche alla motivazione, allo spirito con il quale devono affrontare lo sport. Quindi sicuramente è un campo importante. A questo proposito svolgono un ruolo fondamentale le responsabili delle aree, in particolar modo l'area regionale che è coordinata dal vicepresidente regionale Rita Di Carlo e a livello provinciale, ad esempio a Teramo, da Monica Foglia. Che è stata anche nostra ospite. Sì. Monica, perché tra le tante iniziative il CSI pensa poi anche a uno sport di divertimento puro e allora poi prendete degli autobus e vi indirizzate verso i grandi stadi nazionali? Divertimento certamente sì, però ovviamente cerchiamo anche in questa occasione di veicolare dei messaggi importanti. Si potrebbe dire che nei grandi stadi spesso non si celebra lo sport educativo, ma certamente l'impegno che i nostri operatori, insieme a stretto contatto con gli educatori, gli istruttori delle società sportive, ci impegniamo anche durante il viaggio a mandare dei messaggi importanti, nel far capire le differenze di comportamento, come si dovrebbe stare dentro un ambiente sportivo, nello spirito assolutamente di sportività e di fair play. A questo proposito sono già in calendario dei nuovi appuntamenti, perché in questa occasione andremo a visitare lo Stadio Olimpico il 22 febbraio e andremo a vedere la partita Lazio-Palermo.
A questo proposito, poi all'interno della giornata organizzeremo anche un tour nella città di Roma e avremo la possibilità anche di giocare in un centro sportivo del Centro Sportivo Italiano. Quindi sicuramente è emozionante per gli atleti, insomma, ragazzi che amano lo sport. È un'esperienza anche quasi unica, no? Perché, unica, insomma, sì. Quella di cimentarsi anche in un'altra città, magari certo. È spesso difficile, no? Avere la possibilità di andare a giocare in un altro luogo. Quindi cercheremo di unire sia l'aspetto, diciamo, legato più alla promozione della cultura sportiva, dell'entusiasmo che si respira all'interno degli stadi, ma anche ovviamente una giornata di sport praticato da protagonisti. Quindi. Presidente, quanto è difficile, tornando al discorso proprio della formazione dei ragazzi, dei giovani che fanno sport, far passare il messaggio che lo sport non equivale solamente ad arrivare primi a tutti i costi, ma significa conoscere i propri limiti, saperli poi vivere nel migliore dei modi e mettersi al servizio, nel caso dei sport di squadra, del gruppo. Quanto è difficile? Diciamo che spesso si dipinge un quadro dei giovani attuali molto catastrofico. In realtà, diciamo che soprattutto in questi mesi ho l'opportunità di frequentarli quotidianamente attraverso questi incontri nelle scuole, dove ovviamente accompagno questi amici campioni che portano la loro testimonianza. E devo dire che ho trovato un livello di maturità importante, ho trovato dei ragazzi che sono spesso anche impegnati nel sociale, e quindi dire che è difficile far trasferire questi concetti sarebbe falso. Credo che invece i giovani abbiano bisogno di fiducia, abbiano bisogno di essere certamente seguiti, certamente in qualche modo anche spinti ad avere un comportamento corretto, però bisogna sempre avere anche la consapevolezza che ci troviamo di fronte a persone che stanno facendo un percorso di crescita e che quindi meritano tutta la nostra fiducia. Non è scontato, no? Perché come dicevi tu all'inizio, Presidente, spesso guardando i ragazzi, tanti ragazzi di oggi si è un po' pessimisti, no? Perché si vedono ragazzi un po' apatici, un po' superficiali, svuotati di valori, però poi alla fine non è così, forse sono in continua ricerca anche di conferme dall'esterno, e lo sport in questo può aiutare a trovare conferme. Chiaro, perché insomma lo sport poi ti mette a contatto, ti permette di misurarti con l'altro, e quindi da questa conoscenza, da questo incontro vi è certamente una crescita, perché ovviamente vi è anche la possibilità di misurarsi con persone che occupano diversi ruoli, mi riferisco a dirigenti, allenatori, arbitri, anche a persone che sono poi in qualche modo chiamate a giudicarti, e quindi sei abituato o comunque acquisisci un allenamento a tutto ciò che avverrà poi anche nella vita, cioè esatto. Il fatto che comunque si è sempre sottoposti ad un giudizio e bisogna sempre dare il massimo. Perché La vita a volte ti mette anche in panchina, bisogna essere pronti anche a questo. Eh sì, questo ovviamente di questi tempi è un qualcosa che avviene frequentemente, e certamente anche la nostra attività sportiva permette a giovani che vivono anche situazioni di marginalità lavorativa o comunque di situazioni un po' spiacevoli che accadono nella vita di tutti, lo sport permette anche di vivere un ambiente diverso, un ambiente ricolmo di gioia, un ambiente dove si respira anche un'aria di serenità. E questo è certamente un messaggio importante, e sicuramente lo sport appunto non è la unica ricerca della vittoria, non dovrebbe essere questo, ma deve spingere le persone a dare il massimo. Che poi il messaggio, Presidente, che ha consegnato Papa Francesco nel maxi incontro dell'anno scorso a Roma, voi tornerete da Papa Francesco quest'anno, sì, sbaglio? Sì, c'è l'idea di promuovere una delegazione regionale, in questo caso, anche per ricordare, per rievocare il fantastico evento che ci ha visti protagonisti in San Pietro,
questa occasione ovviamente è un incontro a dimensione locale, quindi ovviamente avremo l'opportunità di invitare le società sportive, tutti i dirigenti dei comitati territoriali della regione per vivere un momento anche di ricordo di questa esperienza, per rilanciare forse anche quei messaggi che ci hanno spinto in questo anno a compiere dei passi importanti, a giocare all'attacco, per dirla proprio alla Papa Francesco, quindi è certamente doveroso. Appuntamento sempre giugno. Sì, la speranza è di ripercorrerlo nello stesso giorno, il 7 giugno, e farlo diventare un impegno annuale, perché insomma è opportuno avere anche delle tappe fisse nella vita associativa. Presidente, abbiamo citato dei campioni, l'ultima è la teatina Fabrizio D'Ottavio, che è partita proprio da Teramo, dal liceo Einstein, per incontrare i ragazzi, ma avrà una serie insomma di appuntamenti con gli studenti di diverse zone dell'Abruzzo. Vogliamo ricordare il prossimo appuntamento? Sì, il prossimo appuntamento si terrà questo sabato e domenica a Ripa Teatina alle 10 presso la sala polivalente del comune. Ci sarà un incontro di Fabrizia con gli studenti delle scuole primarie e scuole medie, in sostanza di Ripa Teatina, e nel pomeriggio comincerà lo stage di ginnastica ritmica. Esatto, di tipo tecnico, dove le atlete, le ginnaste avranno l'opportunità di conoscere Fabrizia e di ovviamente coglierne anche i segreti, no? Anche per crescere sul piano sportivo. Però non sarà sola Fabrizio D'Ottavio, dobbiamo svelare i campioni che in questo 2015 CSI presenterà ai ragazzi. Sì, e ce ne sono di storici in arrivo. Sì. In questa seconda parte di stagione avremo con noi di nuovo l'amico Andrea Zorzi, che sarà... Ormai è affezionato all'Abruzzo. È la sesta volta che viene insomma in Abruzzo a trovarci. Quindi è certamente ormai una conoscenza, un abitué, un amico. Un fedelissimo. Un amico che davvero al quale teniamo molto. E poi ci sarà, diciamo, come ultimo campione che presenteremo ai ragazzi nel corso dell'anno scolastico, la campionessa Sara Simeoni, che è stata eletta da pochi mesi l'atleta del secolo d'Italia. Quindi esatto. È certamente una personalità di tutto rilievo. Dove si potrà incontrare Sara Simeoni? Allora, le tappe saranno quattro, sarà sicuramente una nel territorio teramano e un'altra nel territorio aquilano. Quindi avremo l'opportunità di scegliere anche la giorno e luogo. Esatto. Dovrebbero essere 7 a Teramo e l'8 aprile all'Aquila, quindi avremo la possibilità di conoscere lei, di conoscere anche il marito, che è stato suo allenatore, anche diciamo, uno dei più importanti allenatori del salto in alto italiano. Salto in alto, quindi sì. È certamente un'opportunità anche questa, che estendiamo anche alla cittadinanza, perché incontreremo sicuramente gli studenti, ma avremo l'opportunità magari in un luogo sportivo teramano di estendere, di organizzare un qualche momento in cui aperto a tutti. Sara si potrà far conoscere anche ai teramani e agli aquilani. Non solo sport, Presidente, per il CSI, sembrerebbe strano, ma strano non è, perché il CSI Abruzzo continua a promuovere tutta una serie di iniziative sempre rivolte anche al sociale. Mi riferisco alla tematica dell'integrazione. Come avete ascoltato anche nell'ultima puntata di Polis, dedicata proprio all'integrazione e all'immigrazione, sono tanti rifugiati che annualmente la Caritas e la Diocesi di Teramo accolgono, e il CSI ha voluto aprire una finestra in questa grande pagina dell'integrazione in provincia di Teramo. Perché? Perché tanti ragazzi immigrati hanno fatto un corso da arbitri. Sì, questo è un corso che si è tenuto diciamo nel mese di novembre, e alcuni di questi ragazzi hanno conseguito anche l'attestato e l'abilitazione a fare la parte poi del tirocinio. Infatti abbiamo numerosi ragazzi, 4 ragazzi in particolar modo, che stanno svolgendo attività arbitrale in qualità di assistenti
vanno ad arbitrare proprio le gare ufficiali del campionato CSI, insieme, accompagnate ovviamente da arbitri già in attività. Ed è fanno un affiancamento. Sì, per il momento sì, e comunque diciamo è un passaggio molto importante, certo, come perché riescono anche a fraternizzare, a conoscere anche il nostro ambiente sportivo. Che nazionalità sono, perdonami? Ma abbiamo ragazzi che provengono dal Mali, soprattutto dalla Sierra Leone, dalla Somalia, insomma abbiamo una dalla Libia, abbiamo un'appartenenza molto variegata. Sono in particolar modo i rifugiati legati allo SPRAR, quindi quelli che hanno già avuto il successivo step di permanenza. E quindi con loro il prossimo obiettivo sarà quello di inserirli all'interno di alcune squadre. Alcuni già si sono inseriti progressivamente durante questi primi mesi di attività sportiva, e quindi altri invece li inseriremo proprio in alcune squadre che hanno dato la disponibilità ad ospitarli. Certo. Come reagiscono gli atleti teramani del CSI e non che si ritrovano un arbitro, insomma, straniero? Reagiscono innanzitutto con grande senso di accoglienza e di simpatia, perché sono i primi a non tirarsi indietro di fronte ad una battuta, ad un gesto di serenità per stemperare anche l'emozione. Anche un po' di curiosità, no? Immagino, magari certamente sì. Soprattutto più i ragazzi, quelli più piccoli, avranno tanta curiosità, tante domande da fare, vorrebbero fare teoricamente all'arbitro sempre che incute timore, però magari qualcuno ci prova a lanciare qualche interrogativo, curiosi e curiosissimi. Presidente, parliamo di altre iniziative, sempre del CSI, e lo facciamo però subito dopo questo servizio, che è dedicato ad un'iniziativa promossa questa volta invece dall'Università di Teramo, riguarda lo sport e si svolgerà in questura, poi ne parliamo insieme. Aumentare il livello di formazione degli operatori dello sport sul tema della sicurezza come primo passo per costruire un modo diverso di governare il fenomeno sportivo. E questo è l'intento di un incontro formativo in programma per giovedì alle ore 15 presso la Questura di Teramo, organizzato nell'ambito delle attività del Master in Diritto ed Economia dello Sport dell'Unione Europea, coordinato da Giuseppe Sorgi della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. L'iniziativa, che nasce da una sinergia tra l'Università, l'INPS e la Questura, consentirà agli studenti di approfondire tematiche come l'ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, il tavolo tecnico e il gruppo operativo sicurezza, ossia il GOS. Un successivo momento di approfondimento sarà organizzato presso lo stadio Gaetano Bonolis di Piano d'Accio, dove prima, durante e dopo lo svolgimento di un evento sportivo calcistico si assisterà al funzionamento del gruppo operativo sicurezza. Con questa iniziativa, sottolinea Sorgi, si concretizza un lavoro di collaborazione tra istituzioni che sta portando risultati importanti. Le attività del Master godono dell'apporto decisivo dell'INPS, che anche per questa edizione 2014-2015 ha messo a disposizione alcune borse di studio. Il rapporto con la Questura di Teramo, come avvenuto nelle scorse edizioni con quella di Pescara, consentirà ai nostri studenti di vivere un'occasione davvero unica. Eccoci, stavamo chiacchierando col Presidente. Allora, sport, sicurezza, Questura, un'iniziativa volta insomma a far conoscere direttamente i ragazzi che sono iscritti al corso appunto dedicato allo sport e al Master dell'Università di Teramo, i passaggi proprio procedurali del GOS, e andranno anche allo stadio Bonolis in una giornata per vedere dal vivo un evento sportivo e capire come ci si muove dal punto di vista della sicurezza. Tema a voi non sconosciuto, sbaglio, Presidente? Assolutamente no, perché oltre ad avere ovviamente un rapporto di partenariato molto fitto con l'Università di Teramo e questo Master, diciamo che abbiamo anche realizzato in collaborazione con la stessa Università e la Questura qualche anno fa, in preparazione dei Giochi del Mediterraneo, un progetto che mirava proprio a formare i ragazzi nel settore della gestione degli eventi. E tra questi c'era anche un modulo, tra questa attività c'era anche un modulo che ovviamente trattava l'argomento della sicurezza. Diciamo che abitualmente poi questi ragazzi che svolgono attività che sono studenti del Master
frequentano anche poi la nostra sede, le nostre attività in qualità di tirocinanti. Quindi c'è proprio una stretta sinergia con l'università. Abbiamo un rapporto molto stretto. In questi 6 anni di mandato associativo abbiamo ospitato oltre 30 tirocinanti, sia appartenenti al master, sia legati ai vari corsi di laurea delle diverse discipline, sia di tipo giuridico che amministrativo, perché ovviamente il nostro comitato si occupa a 360 gradi della gestione delle attività sportive e formative, e quindi ovviamente ci sono anche dei connotati giuridici, certo, amministrativi, e quindi abbiamo anche la possibilità, anche a livello di comunicazione, quindi abbiamo avuto numerosi ragazzi che si sono occupati in questi anni anche di promuovere, di aiutarci a promuovere le nostre attività sui media, sui social network, e quindi siamo in sinergia, una sinergia importante, perché ovviamente riteniamo sempre che la formazione debba essere poi sempre legata a qualcosa di concreto e di reale, perché se si fa una didattica fino a se stessa si rischia a volte di essere che sia un po' campata in aria, che non abbia un risvolto pratico oggettivo. Beh, teoria e pratica dovrebbero sempre camminare affiancati, dovrebbero. in teoria. Presidente, poi chiudiamo. Noi l'abbiamo avuta ospite tempo fa, ormai l'anno scorso, nel 2014, e poco prima che si svolgesse la ormai iniziativa dedicata allo sport a Teramo Città, questo Sportissimamente, e ci eravamo lasciati con un suo augurio, no? Cioè, insomma, che si riuscisse finalmente a Teramo a fare rete tra associazioni che fanno sport sul territorio, amministrazione. È cambiato qualcosa da allora? C'è stato un tavolo di concertazione con le associazioni sportive o no? Ma a me risultano degli incontri fatti soprattutto legati all'emergenza delle palestre. Sì, dell'impiantistica. Sì, esatto, sono stati affrontati temi di più pregnante, di più stringente necessità di chiarezza. Quindi, diciamo, al momento ho percezioni di questo tipo di approccio. Ovviamente, ecco, conosco bene le difficoltà delle amministrazioni, in quanto in questo momento ho anche un po' la percezione di quello che avviene in regione e non solo. E come stiamo messi qui a Teramo rispetto al resto della regione Abruzzo da questo punto di vista, Presidente? Ma se parliamo di impiantistica, parliamo. Allora, se parliamo di, diciamo, di rapporto tra istituzioni politiche e sport in generale, purtroppo ci troviamo quasi sempre di fronte ad amministratori che non hanno avuto mai esperienze nel campo sportivo, e quindi si parlano spesso lingue diverse. Questa è una premessa che sì, va fatta. Sì, giusto. E poi invece sul piano dell'impiantistica, un problema che riguarda l'Abruzzo e non solo, c'è un decadimento veramente drammatico delle strutture sportive, a volte anche con problematiche legate alla sicurezza, quindi anche a problemi di staticità delle strutture stesse, a volte magari anche solo legate al decoro. Molto più spesso invece abbiamo problemi di infiltrazioni, di acqua. Soffrono di una manutenzione fantasma, sì, carenza di risorse, ma anche spesso di volontà. Esatto, perché poi questi giorni stiamo facendo anche dei sopralluoghi per ospitare in regione degli eventi sportivi, e ci accorgiamo che spesso, insomma, dentro le palestre piove. Vediamo in mezzo ai campi delle bacinelle di acqua che raccolgono proprio la pioggia che scende. E alcuni poi non sono neanche a norma, comunque non sono adeguati. C'è una situazione veramente, diciamo, a livello generale abbastanza seria. Ci sono poi alcune eccellenze. Ad esempio? Ma ci sono delle palestre che hanno degli impianti che hanno una buona manutenzione, laddove ad esempio ci sono delle società sportive molto organizzate che riescono a tenerle in piedi, riescono a... Perché li hanno in gestione. Esatto. Perché laddove vi è l'impegno del comune o delle amministrazioni in generale, molto spesso c'è fatiscenza. Però c'è una notizia buona, perché l'impiantistica sportiva è uscita fuori dal patto di stabilità. Ciò significa che
i comuni, le amministrazioni adesso potranno contrarre mutui per la ristrutturazione o per la costruzione di nuovi impianti. Questo fino a pochi mesi fa non era possibile perché ovviamente i comuni dovevano stare dentro delle soglie. Certo, altrimenti si sforava il patto. Esatto, in questo caso invece c'è la possibilità da parte delle amministrazioni... Con un tetto massimo però di investimento o di richiesta di mutuo? In questo caso potranno sicuramente fare un investimento proporzionale a quello che ovviamente il comune può permettersi. E qui si vedrà a questo punto quali sono le amministrazioni che hanno effettivamente a cuore lo sport e che credono lo sport come risorsa sociale, di prevenzione sanitaria, come fenomeno che veramente penso che sia legato alla vita di tante persone. Quindi in questo momento la scusa che non si può investire per ristrutturare è finita. Non c'è più l'alibi delle risorse, questo... almeno per adesso. Sicuramente non si potrà no. tirare fuori l'alibi delle risorse mancanti. Certamente nel buon senso appunto di andare a indebitarsi, perché comunque il mutuo è sempre una forma di indebitamento, però si potrà ovviamente ovviare a problematiche almeno alle emergenze, molto, Presidente. Molto gravi, sì. Questo ci tengo a dirlo perché le nostre associazioni sportive soffrono tanto questa problematica, soprattutto devo ammettere quelle che svolgono sport al chiuso, sport in palestra, però ovviamente è una problematica generalizzata e va fatto un investimento serio, perché se poi andiamo a vedere lo sport serve a tutte le età, c'è una ricerca scientifica recente che dimostra che i ragazzi che fanno sport sono anche quelli che vanno meglio a scuola, perché lo sport comunque ti allena anche a tenere un livello di concentrazione importante e magari è sicuramente uno strumento in più per la crescita dei ragazzi. Quindi io sono convinto che le amministrazioni che investiranno sullo sport o comunque le generazioni che investiranno sullo sport si ritroveranno un vantaggio per quanto riguarda quella che è la generazione che ci seguirà. Quindi avremo persone sicuramente più sane che non andranno a gravare sui costi della sanità, avremo le persone che avranno imparato a socializzare, a confrontarsi secondo il rispetto delle regole, della lealtà, e questo insomma è quello che ci sta molto a cuore. Sono convinto che debbano essere fatti passi importanti in questo senso, anche facendo rete, perché a volte anche l'unione di intenti tra le diverse associazioni, tra le diverse realtà sportive, tra le federazioni, tra federazioni e enti, possono generare delle positività importanti, certo, delle progettualità continuative, e noi dobbiamo pensare insomma a ciò che serve ai nostri ragazzi in particolar modo, quindi anche nella promozione dello sport a scuola. Il progetto che stiamo portando avanti nelle scuole teramane ed aquilane ne è un esempio, perché è il frutto di una rete di collaborazione svolta con 6 federazioni sportive che collaborano insieme al CSI, attraverso le quali facciamo conoscere ai ragazzi 9 discipline sportive, i ragazzi della scuola primaria, quindi anche ad orientarsi all'interno della pratica sportiva, a scegliere lo sport che più si confà alle esigenze di ciascuno, e a portare anche sport meno consueti all'interno di comunità magari più piccole, dove non vi è stata mai la possibilità di conoscere ad esempio baseball o tennis tavolo. Certo. No? Quindi in questo frangente c'è questa bellissima e virtuosa rete che spero sia anche un esempio che possa essere riproposto in altri contesti. Benissimo. Allora, Presidente, quando parliamo con lei il tempo vola, qui vediamo fuori, sbirciamo dalla nostra finestra su Teramo, sembra non scendere più la neve, quindi
Questo è sintomatico del fatto che l'intervista è finita, Presidente. È che la conduttrice non vede tanto. No, no, sta nevicando. Non sembra, ecco, un pochettino sì. La miopia dilagante. No, allora, no, no, grazie Presidente, questa me la segno. Presidente Angelo De Marcellis, grazie, grazie a CSI, perché ogni volta che noi lo contattiamo è sempre presente. Quindi grazie davvero, grazie Presidente. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che Vera Mattina torna domani puntuale alle 7 in studio direttore per la consueta e ricca rassegna stampa. Vi ricordo l'appuntamento invece con la nostra informazione del TG Abruzzo ore 14 e poi l'edizione serale 19:15. Grazie e buona giornata.